Ben ritrovati da meteoincalabria.it. La risalita di un promontorio anticiclonico sulla penisola iberica sta agevolando la formazione di un'ampia saccatura del flusso polare principale che tenderà a sfiorare appena la nostra penisola, provocando, soprattutto nella giornata di Pasqua, fenomeni instabili sparsi un po' su tutto il territorio regionale, con un parziale miglioramento atteso per Pasquetta. Diamo quindi uno sguardo alle previsioni in dettaglio sulla Calabria per le prossime 48 ore. Oggi, a partire dalla tarda mattinata, cieli ovunque irregolarmente nuvolosi, con piogge sparse anche a caratteri di rovescio temporale, più probabili su tutti i versanti tirrenici e cosentino in genere. Temperature in leggero calo, le massime, a causa della maggiore copertura nuvolosa. Lunedì di Pasquetta, parzialmente nuvoloso su Vibonese e Regino Tirrenico, per nubi basse che potrebbero al più produrre qualche debole e rara piovigine. Altrove poco nuvoloso, con sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio su Pollino e Sila, dove potrebbero verificarsi anche brevi ed isolati rovesci. Temperature rientranti nelle medie del periodo. Analizziamo adesso lo stato di mare e venti. Oggi mar Tirreno generalmente mosso, a tratti molto mossi i bacini centrali e meridionali. Lo Ionio sarà poco mosso, tranne i bacini catanzaresi e reggini che a tratti si presenteranno mossi. Venti che sino al pomeriggio tenderanno a spirare da ovest o nord-ovest, deboli o più moderati. Dalla serata, tendenza dei venti a ruotare da nord o nord-est. Lunedì di Pasquetta, il Mar Tirreno sarà mosso. Il Mar Ionio generalmente poco mosso. Mossi al mattino solo i bacini crotonesi. Venti che, sul Tirreno, tenderanno a disporsi da ovest deboli, mentre sullo Ionio da ovest oppure da sud-ovest moderati su Golfo di Corigliano, Crotonese e Golfo di Squillace, deboli altrove. Previsioni dettagliate località per località per il tempo di Pasqua e Pasquetta potete trovarli sempre sul nostro sito internet www.meteoincalabria.it. Bene, la puntata odierna termina qui. Io auguro a tutti voi una felice e serena domenica di Pasqua.